Due volti in primo piano, autorizzati, due giovani sorridenti, gioiosi, si sono sposati il 4 luglio, Francesco e Francesca, prestano il loro volto a tanti altri giovani che hanno dovuto rinviare il matrimonio in questi mesi di lockdown. Che cosa hanno provato, quali riflessioni hanno fatto, che cosa è emerso rispetto al senso del matrimonio? In due pagine Vita Trentina ve lo spiega questa settimana. Non è stato difficile. Anzi, è stato difficile avere la loro foto perché nessuno ama finire in prima pagina, però abbiamo spiegato la causa e soprattutto siamo permessi di dare in cambio un abbonamento a Vita Trentina che gli sposi novelli hanno anche molto apprezzato. Speriamo di averli a lungo come nostri lettori, che il giornale rimanga nelle loro case. In questo numero 29, oltre a questo tema approfondito anche con i responsabili diocesani, abbiamo un servizio sul destino dei pellegrinaggi dopo il Covid e poi una novità, tre puntate dedicate ai tre colli di Trento con le foto di Gianni Zotta e le note storiche di Ezio Chini. Buona lettura!